sappiamo che il Szechuan fa bene alla salute, sono stati fatti studi in Cina, negli Stati Uniti, in questi due paesi in particolar modo, anche in Italia un po' si sono fatti degli studi, l'Università di Verona si è occupata, proprio in Veneto, no? Si è occupata del Tai Chi Chuan e ha cercato di vedere perché faccia bene alla salute. Però io volevo parlarvi più che altro di qualcosa che viene un po' prima, cioè nel senso fa bene alla salute, ma cosa significa fa bene alla salute? Il Tai Chi Chuan si basa su una filosofia, quindi è una pratica marziale, che si basa su una filosofia che a mio avviso, ma penso anche per voi, è veramente affascinante. La filosofia dello Yin e dello Yang, dell'armonia, dell'alternanza. Quel simbolo che noi conosciamo, il Tai Chi, simboleggia il movimento, simboleggia il cambiamento. Simboleggia la vita e praticare questo principio è qualcosa di veramente profondo perché al di là delle figure, al di là degli stili, al di là delle tecniche che possono essere contenute, credo che la cosa più importante sia lavorare praticamente questo principio in maniera tale che veramente si crei una possibilità di trasformazione. Faccio un esempio semplice. Quando noi nasciamo, cresciamo, cominciamo a camminare, poi iniziamo a correre, poi abbiamo la possibilità di fare ginnastica e quindi coordiniamo i nostri movimenti, quindi acquisiamo una coscienza di movimento. Tutto questo col Tai Chi Chuan c'entra poco, perché? Perché il Tai Chi Chuan ti dice ascolta il tuo peso che si radica a terra, quindi la percezione del nostro peso, del nostro corpo rilassato che si scarica a terra. Crea i movimenti espandendo e contraendo, quindi la percezione del nostro corpo che si espande e si contrae, quindi le due fasi, yin e yang, che si alternano per creare il movimento. E tanto altro, non so, il movimento a spirale, cioè il come la forza si muove attraverso questa energia spiraleggiante. Il lavorare su questi elementi, quindi porre l'attenzione su questi elementi, in realtà crea in noi una vera trasformazione. Quindi significa che nel momento in cui noi pratichiamo e quindi alterniamo armoniosamente queste due fasi, ci ritroviamo da una parte mentalmente a indurre il corpo a muoversi in quel modo, ma dall'altra parte il corpo ci risponde e ci fa sentire questo senso di armonia. Quindi il lavoro nel Tai Chi Chuan fa bene veramente alla salute perché parte dall'origine, quindi dalla nostra mente che crea questo movimento, dalla risposta del corpo che dà alla mente, quindi è un circolo. E questo risponde a quello che è il concetto di salute, questo il dottor Wang può dire di più, quindi il senso dell'armonia, no? Creare questo movimento armonico, che non è solo il movimento energetico, ma è un movimento che parte dal pensiero. Quindi la trasformazione reale nel Tai Chi Chuan che porta al benessere è proprio deriva da qui, cioè iniziare un percorso di armonizzazione. Armonizzazione reale perché non è un fatto che entra nella nostra testa, ma diciamo che entra nella nostra pancia, perché attraverso la pratica del movimento, quindi utilizziamo uno strumento, l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione, che è il nostro corpo, no? Lo utilizziamo e ne facciamo tesoro, nel senso che man mano ci muoviamo, creiamo armonia. Ci armonizziamo, i nostri pensieri iniziano ad armonizzarsi, quindi creiamo veramente un circolo armonioso. Quando questo noi riusciamo a creare questo, anche a livello energetico, ovviamente si crea questa armonia. Quindi io direi che la trasformazione proprio avviene prima di tutto attraverso il nostro corpo, nella nostra mente, cioè il nostro modo di pensare. Io, per esempio, mi ricordo che era abbastanza. Io ho iniziato molto giovane, ora ho meno di 50 anni, ma non ci vuole tanto.
E mi ricordo che ero molto, come dire, questo è nero, questo è bianco, questo è giusto, questo è sbagliato, no? E la vita per tutti, fai tai chi o meno, ti porta a essere un po' più morbido, ma non c'è magari la consapevolezza. Io credo invece che proprio la pratica del Tai Chi Chuan crea questo senso di armonia che deriva dall'esperienza stessa della pratica, cioè dire, non sappiamo che cos'è, perché noi razionalmente, se noi leggiamo un libro sul Tai Chi, oggi il Tai Chi Chuan è spiegato abbastanza bene, no? Quindi abbiamo la possibilità di avere delle notizie, ma quando pratichiamo, in realtà noi facciamo e sperimentiamo quelle notizie e il processo di trasformazione avviene soltanto attraverso la pratica. Bueno, questa è la mia opinione. Quindi il Tai Chi Chuan fa bene alla salute perché cambia il modo di pensare, che cambia il modo di vivere, che cambia le nostre abitudini, che armonizza la mente con il corpo, che ci armonizza a livello energetico. E quindi credo che fa bene alla salute se praticato con coscienza per acquisire una consapevolezza. Questo è quello che mi viene da dire in questo momento perché non ho preparato niente, quindi. Un colloquio buonasera a tutti. Tanto tanto grazie di voi, vien da lontano. Poi tanto grazie nostro presidente Sergio Bozzi, tanto tanto grazie maestro, pace e tanto impegno anche auto occasione di venire con noi siamo facciamo scambio. Questa è una bella cosa perché adesso il mondo ci vuole di comunicazione, ci vuole di scambio e cultura e unisce e vuol dire il cultura si come una grande famiglia. E soprattutto il Tai Chi nato in nostra Cina meno 200 anni fa. Per la nostra cultura 5.000 anni confronto con 200 anni è questa storia molto poco, ma invece adesso la mondo tanta tanta gente piace Tai Chi. Questo piace Tai Chi, questo importante attraverso con la dieta c'è la nostra cultura. E soprattutto filosofia, per quello vuol dire Tai Chi è una disciplina, non è una ginnastica generale, non è una come solo combattimento generale. Importante dietro c'è la filosofia. Poi il Tai Chi molto serve per la sia salute. Salute, mio esperienza, io sono siccome dottore e quindi molto sulla mente, sulla equilibrio la nostra psicologia e emozioni. Questo punto molto più importante. Poi anche serve la nostra vita. Nostra vita, mente, fisico più importante. Sì, questa base di mente vuol dire fisico armonia, equilibrio e quindi la vita più felice. Purtroppo adesso il mondo più di 80 persone sofferenza, pieno di problemi. Per quello vuol dire tanta tanta gente vuole trovare radice, vuole sentire il nostro spirito. Per quello vuol dire tanta gente si fa Tai Chi, Qigong, meditazione, yoga. Questi quattro tipi, quattro discipline e il mondo per me è migliore. E poi, molto più importante, quando ho fatto Tai Chi serve per capire cosa arte. Perché movimento Tai Chi, per esempio, avanti, dietro, su, giù, tutto in movimento armonia. Questo ogni giorno quando facciamo questa pratica e quindi una sensazione rimane la nostra dentro e dopo
quando magari è qualcuno piace di pittura, piace di, siccome mi piace calligrafia, e quindi qualunque arte, e quindi quando ho fatto Tai Chi, tutto molto utile di anche salire nostra arte, quello punto molto più importante. Poi anche molto più importante per la difesa, combattimento. Questo punto molto molto bello. Combattimento di Tai Chi, straordinario, perché sia con, impariamo con gioca, non è impariamo con come la fa male di lato. E quindi questo è un molto bello e molto serve. Questo vuol dire momento, questo vuol dire situazione di adesso al mondo, perché hanno bisogno di, sia bisogno di giocare, gioia, diventa una gioia, sia per la, impariamo come la, ti vuol dire difesa, e dare un coraggio di, per il nostro spirito. Per quello vuol dire il Tai Chi molto bello. Poi facciamo Tai Chi dopo, molto più facile, mia esperienza, molto facile di quando legge libro classici, per esempio classici Tai Chi, classici di sistema di buddismo, taoismo, confucio, anche cristiano, molto più facile, perché partita tutto spirito, tutto è spiegare è la natura. Per quello vuol dire molto, vuol dire il Tai Chi è una chiave di fa la nostra vita, vuol dire per la sia salute, sia arte, sia anche, vuol dire, difesa, combattimento. Poi anche importante, fa comprendere bene filosofia. Stasera io voglio di spiegare per voi, vuol dire con tutti i dividi, su due punti. Una punte vuol dire spiegazione di classici di Tai Chi, come ha detto. Quello punto molto più importante. Si chiama Tai Chi fondamentale, Tai Chi base, Tai Chi unico, unico riferimento. Per la nostra in Cina, ogni grande maestro, tutti attraverso con la classici di Tai Chi. Da lì spiegato tanti, vuol dire principi, tanti regole, tanti metodo, tanti sistema per l'aiuto pratica. Uno con uno va avanti. Questo salire il nostro livello di Tai Chi. Questo è un punto. Spiegazione di classici Tai Chi. Poi, secondo punto, io voglio spiegare come Tai Chi acqua. Perché vuol dire Tai Chi con acqua. Ok, va bene? Quando c'è qualcuno c'è la domanda, dimmi, io spiego volentieri. Ok? Classici Tai Chi partita dalla, vuol dire prima di Tai Chi, perché quindi questo classici Tai Chi, quando noi siamo quasi più di 200 anni fa, c'era un maestro famoso, si chiama Wang Zhongyu. Wang Zhongyu, attraverso con la nostra filosofia, vorrei scritto una classici di Tai Chi. Questo classico di Tai Chi sono 300 parole, pochissimo, solo due pagine, ma questo punto importantissimo. Si chiama Tai Chi zhe wu ji er shen, dong jing zi ji, yin yang zhi mu, dong zhi zhe fen, jing zi zhe he, ren gang wo re wei zi zhe, wo shuo ren bu wei zi. Questo è cinese, ok? Ma c'è qualcuno di, vuol dire, inglese tradotto tanto, ma italiani anche tradotto un po' pochissimo, attraverso inglese tradotto italiano. Ma solo traduce, ma manca dietro c'è la cultura, significato, quindi per voi molto difficile di capire. Per quello vuol dire, io voglio di spiegare per voi, far capire bene. Tai Chi zhe wu ji er shen, vuol dire il Tai Chi nato wu ji. Wu ji vuol dire un cerchio non chiuso, un cerchio non chiuso, vuol dire è un'immagine, e per voi diciamo essenza.
essenza. Ok, essenza abbiamo capito, vuol dire non si può toccare, non si può vedere, non si può sentire, non si può sentire questo profumo. Questo si chiama essenza, non si può dire. Quando detto, quando sentito, questo già non è essenza, ma ogni cosa nato lì. Per quello vuol dire, per la vostra cultura diciamo essenza, per noi dice Wuwei, Taoismo dice Wuwei, per la Confucium dice Xiuwu, debole, niente, ok? Poi per la Buddhismo dice vuoto, vuoto, parola tutto diverso, ma significa uguale, essenza. Secondo me, vuol dire scientifico, hanno vuol dire detto più giusto. Quindi essenza. Per noi, nostra cultura, un po', vuol dire difficile far capire, ok? E poi, soprattutto per voi, spiegazione, traduzione e quindi già l'altra cosa. Tai Chi, nato Wuji, questo è massimo livello. Secondo livello è Tai Chi, luogo, questo luogo, quello è importante. Noi siamo tutto, segue questo luogo, pratica Tai Chi. È rotondo, un S, bianco c'è la nero, nero c'è la bianco. Questo è, facciamo Tai Chi, fondamentale. Perché così? Perché così è significa di naturale. Significa di naturale, momento di grazia, momento di forza di gravità verso centro di terra, centro di terra. E questo non è messo la nostra soggettivo, interpretazione. Questo vuol dire significa, ok? Quando noi siamo messo volontà, desiderio, per esempio, vuole di va avanti, vuole di va dietro, io voglio di un po' forza. Questo già c'è bisogno di togliere, togliere, perché acqua quando muove non c'è bisogno di fare forza, perché quindi già c'è forza. Ok, quindi vuol dire per quello molto più importante fa comprendere bene questo significa di luogo, questo Tai Chi. Dobbiamo capire questo luogo, per esempio, è in. Yang, diciamo yin yang, noi siamo la vita, sempre dice, vuol dire bello, brutto, ok? Oggi bella giornata perché sole, e domani vuol dire pioggia, brutto, bravo, cattivo, ok? Bella, brutto, quindi questa parola è usiamo nella nostra vita, invece ideale, la mondo non c'è, c'è bisogno di capire questa cosa, la mondo non c'è. Non c'è tagliare, vuol dire un cerchio tagliare bianco-nero. E quindi vuol dire non c'è diviso. Per esempio c'è la luna, c'è sole. Per esempio c'è donna, c'è uomini. Per esempio c'è terra, c'è sole. Per esempio c'è davanti, c'è dietro. Per esempio c'è su, c'è giù. Non c'è una cosa solo su. Non c'è una cosa solo giù. Non c'è una cosa solo avanti, solo dietro. Quando solo non c'è. Da quello vuol dire, questo significa relativo generale. Relativo generale per la vostra cultura, diciamo così. Ok? Non, la mondo non c'è una cosa assoluto. Non c'è. Quando assoluto ci pensiamo, magari è sbagliato. Ok? Poi posso dire, sicuramente è sbagliato. Perché la mondo non c'è. Neanche una cellula. Una cellula ce l'ha. Vuol dire yin yang, maschio, femmine. Non c'è una cosa al mondo solo maschio, solo femmine, non c'è. Per quello Tai Chi molto segue questo sistema. Poi, importante da lì, c'è bisogno di comprendere bene, yin dentro c'è yang, yang dentro c'è yin. Una persona brava sicuramente c'è la qualche debolezza. Una cosa cattivissimo una persona, ma sicuramente c'è qualche punto buono, ok? Non c'è un assoluto bravo, non c'è una persona assoluta cattivissimo, non c'è. Questo yin dentro c'è yang, yang dentro c'è yin. Poi yin uguale yang, yin uguale yang. Noi sbagliamo, ogni cosa dipende come visione.
Visione yin, tinto yang, yang tinto yin, chi yin vuol dire bianco, un punto di nero, nero punto di bianco, quello. Poi partita uguale questo luogo e quindi sulla fianco, questo tutto cerchio, yin uguale yang, yang uguale yin, yin con la yang uguale. Ok, ci bisogna confronto con questo, vuol dire filosofia. Dopo, importante, domani magari anche possiamo provare, sentire, far comprendere meglio questo significa. Poi, molto più importante, far comprendere bene questo centro di S. Questo S. S vuol dire, in con la yang unisce, si chiama come maestro pace, vuol dire parlato tanto volte di armonia. Motivo, armonia. Noi siamo grazia, così muove, espansione, concentrazione, armonia. Se armonia vuol dire grazia continui, ok? Se nostra forza di gravità va centro di terra, e gravità giù, ma energia va su. Questo è, vuol dire, insieme. Per quello vuol dire armonia. Uguale nostra famiglia, marito, moglie, c'è sempre, se situazione di armonia, molto bello, amore. E se quando litiga, e quindi un po' meno armonia, ok? Uguale, nostro fisico con fisico uguale, e quindi quando conto, problema sempre tutti e due. Se armonia, molto bella, perché energia unisce, energia diventa completo. Quello è il punto molto più importante. E poi, magari c'è qualcuno ancora non è capito bene, quindi se contrario, quindi vuol dire sulla questo luogo io sempre con la mia amicizia e magari con gli allievi io sempre dicono così: qua da questo luogo dove comincia? Non c'è comincia, ok? Dove finire? Non c'è finire, perché questo luogo per lo scientifico diciamo, quindi vuol dire nulla di creare, nulla distingue, tutto trasformare. Vuol dire cambio, tutto cambio, solo cambio, non cambio. Questo è un punto molto più importante. E Tai Chi molto bello, non solo comprendere, non solo consapevolezza, teoria, pratica. Su pratica fa capire bene, su provare. Per quel Tai Chi molto bello, perché sempre tanto provare, tanto di sentire, e da lì da corpo pratica, e quindi sentito come il maestro Pace ha detto, come e quindi nostra cultura sulla pratica fa capire, non è solo teoria. Questo Tai Chi è bello, io dice Tai Chi è una chiave di far capire la filosofia. È il nostro spirito conforma con la natura, non c'è comincia, non c'è fini, non c'è tagliare, vuol dire bloccare, ok? Non c'è bloccare, non c'è fermo, perché sempre essa, sempre muove. Questo punto molto più importante. Quando io ho visto tante gente, soprattutto esterno Kung Fu, tante gente, fermo, vuol dire bloccato. Quando bloccato neanche fortissimo fa niente, più bravo. Io sono come la Shanghai, conosce tantissimo di maestro, io sempre ridere per loro, perché ridere forte, più forte chi più male, perché più male è quindi rigido. Quando rigido fa male e quando morbido fa bene, ok? Longevità. Cosa longevità? Longevità più morbido, longevità, vuol dire più rigido, meno longevità, ok? Da lì, qua io spiego una, vuol dire, storia molto bello. Quindi Lao Zi, Confucio, avete sentito, nostra cultura 2000 anni fa, Lao Zi, Confucio, Lao Zi scritto Tao Te Ching, Confucio vuol dire un famoso di filosofo, lievo di Lao Zi, siccome adesso con io con Pace, maestro Pace uguale, e quindi mio lievo, io sono Confucio, lui su Lao Zi, ok? Mio lievo, tutto dicono, maestro, sentito, maestro Lao Zi, bravissimo, ok? E tu con, vuol dire Lao Zi, amico,
tutta noi va a scuola e Lao Tzu fa una lezione. E quindi Confucio dice, va bene, io ho conosciuto, anche tanto conosce, vuol dire Lao Tzu, vuol dire io conosce pace, ok? Portato mio allievo, una gruppa, è andato a scuola di pace. E poi l'allievo dice, un allievo un po' simpatico, dice, maestro pace, come fa longevità? Perché Tai Chi fa salute, ok? Maestro pace, zitti, non risponde niente, è giusto, adesso io vorrei un dente rotto, ok? Un dente, è giustissimo, ok? Lui solo ridere, una dite così, ok, disegno, quindi vuol dire guarda, significa guarda, mio dente già rotto, ok? Poi tira le lingue, girano, da lì lui già 70 anni dopo, di più, anziano, non le espone per niente. E poi più di 15 minuti, Leo tu dice, questo maestro cattivo, ok, non le espondo, andiamo via. E poi come il Confucio anche un po' vuole perdere figura, ok. E sulla strada Confucio sveglia, dice, no, maestro pace risposto. Lo dice, non sentito lui è risposto. No, risposto, perché lui fatto così, suo denti tutti rotto, vuol dire rigido rotto, quindi meno longevità. Lingue morbido, ancora viva, ok, quindi significato. Questo è un molto famoso storia, ma adesso noi facciamo molto più semplice, solo un telefono, maestro pace vieni, e lui viene, okay, poi porta un po' di lieve, ok, porta un po' di lieve, va bene, ok, facciamo amicizia, chiacchiere, bevi vino, anche c'è la vino, c'è la quello, ok. Questo secondo livello di Tai Chi è senza prima, secondo livello. Terzo livello, c'è qualcuno dice Tai Chi ancora più difficile, un po' come l'astratto, invisibile. Perché Tai Chi molto bello, Tai Chi bello dove? Non solo usa fisico, se io sempre dico così, se usa fisico io già finito, non si può ancora insegnare. Invece molto usare invisibile, usare metafisico. Metafisico, come usa invisibile, come metafisico, e fa comprendere bene cultura, filosofia, quello è il punto importante. Abbiamo capito, è l'energia totale 100%, 10% fisico, ma 90% metafisico. Metafisico dobbiamo usare, se non usare perde. Per quello vuol dire, noi siamo tante gente fa Kung Fu, fanno Kung Fu sulla fisico, dopo piano piano, quindi quando anziani non ce la fa, e dopo tante gente ha visto, tante gente mal la schiena, mal la spalla, mal la cervicale, mal la tanti, perché tengo troppo. E nostro fisico fa passare, non fa tedile. Fisico non fa troppo lavoro, e anche sentito maestro pace ha detto, e quindi vuol dire strumento, usare questo strumento, sentire armonia. Non è come la panda forza di naturale, non usare fisico sempre lavoro, ok? Come la, noi siamo, dice, lavoratori, sempre usare lavoro guadagna poco, ok? E quindi presidente solo usare l'intenzione e quindi guadagna tanto, ok? Questo vuol dire metafisico, ok? Metafisico molto funziona. Questo terzo livello si chiama 13 forze continue, così più chiaro. Yin Yang, già più chiaro, confronto con, vuol dire essenza, già più chiaro, perché c'è la Yin Yang, vuol dire relativo generale. Poi invece, ancora più chiaro, 13 forze continue. Cosa 13 forze continue? Vuol dire incrocia. Poi
dialogo incrucia e quindi 8 delle azioni, ok? 8 delle azioni continue, perché per esempio facciamo tai chi, c'è bisogno di avanti, dietro, sinistra, destra, su, giù, tutto. Non si può solo davanti, non solo dietro, solo sinistra, solo destra, questo solo, tutto non è giusto. C'è bisogno di piano piano togliere, piano piano le giustiamo, ok? Per quello vuol dire c'è bisogno ogni momento 8 delle azioni, ogni momento 8 delle azioni, 5 elementi, 5 elementi, 8 più 5, 8 per la forma. Per il movimento di avanti e dietro, sinistra e destra, 5 elementi per la qualità, c'è qualcuno pesante, qualcuno leggero, qualcuno più muove, e quindi vuol dire pesante, radicato, terra, gusto di terra, qualità di terra, e leggera come l'aria e come il legno, e poi tante gente emozione forte, fuoco, e quindi vuol dire siccome io più morbido, debole, ok? Io sono magro, debole, e quindi più sull'acqua. E quindi vorrei 5 elementi significa di acqua, quello punto molto più importante. 13 forza, continui. Poi, magari questo 3 livello. Poi, 4 livello, c'è qualcuno dice, questo 3, 13 forza, continui, ancora più difficile. Io voglio di capire più semplice, maestro. Io dice va bene, quindi fa cecchio. Ogni momento, per esempio, così cecchio. Stile Yang più facile magari, ok? Ogni forma, tutto uguale. Adesso la mondo, tante gente magari fa 24, tante gente... Io questo dice, questo non è Tai Chi, ginnastica. Oppure Tai Chi Mac Tanlo, capito? Tai Chi Mac Tanlo. McDonald's, ok. Tai Chi McDonald's, non è Tai Chi, ok. E quindi perché tutto a linea, lì, cosa c'entra con Tai Chi? Perché Tai Chi riferimento c'è bisogno di rispetto classici. Non c'è gusto di classici, vuol dire non Tai Chi, ok? Come pizza Napoli, e quindi Napoli, c'è bisogno di... Questo gusto non è solo rotondo, mette un po' di farina, quindi è una pizza. Sapore, gusto, ok? Quello importa. Rotondo, questo minimo rotondo. Se non rotondo, ogni momento rotondo. Se non rotondo, si fa linee, schifo. Perché schifo? Quando io fa linee, davanti e dietro c'è la forza. Invece fianco non c'è forza. Fianco non c'è forza. Per quello vuol dire perde. Ah, poi c'è qualcuno che dice, maestro, io difficile fare rotondo, ogni momento è difficile fare rotondo. Io dice, non preoccupata, perché piano piano, perché noi siamo quando la vita, vuol dire, già, cattivo abitudini, sempre linee, rigido, e quindi cattivo abitudini. Facciamo Tai Chi, siccome l'ha sentito maestro Paccio, già detto, cambio la nostra abitudine, ok? Cambio la nostra azione, quello importante, diventa sano. Questo vuol dire, noi siamo, dice, ritrovare la radice, rinnovare, è come il nostro fisico diventa morbido, e quindi qualità, ritorno come bambini. Il nostro fisico diventa bambini, tu sei bravo. Io ogni tanto anche tante gente scambio, tante gente forte. Io appena tocca, io non c'è tempo con te discussione, perché troppo differenza, ok? Tu stai vasto denso. E poi loro dice, perché così? Io dice, solo sulla scientifica spiega. Più vasto denso, vibrazione meno. Vibrazione meno, sicuramente meno forza. Noi siamo, c'è una sensazione espaliato. Piace di sentire forza. Piace di sentire forza. Quando si forza forte, muscolo schiacciato vena. Vena schiacciato sangue. E quindi circolazione molto meno. Quando circolazione molto meno, è tu solo senti la tua forza. Ma la sua forza non funziona per il lato. Perché non funziona.
Ok, per quello vuol dire ci bisogna essere morbido. Quando morbido, quando vibrazione. Più denso, quindi contrario, vaso morto. Vuol dire più denso come denti, ok? Più morbido come la lingua. Quello è appunto molto più importante per capire bene. Oh, allora dice, allora va bene, quindi io morbido. Sì, perché tante gente fanno Kung Fu, piano piano dopo fa male. Io dice, non c'è bisogno di 100% fa bavi. Se voi siete tutti bavi, io sono non bavi, ok? E quindi non bavi. Non c'è bisogno di fa bavi, ma minimo c'è bisogno di fare bene, non fa male. Quello è minimo. Sì o no, ma è d'accordo? Ok? Da quello molto più importante. Ah, poi qualcuno dice, maestro, io questo rotondo anche è difficile. Ancora c'è qualcosa di facile? Io dice, sì, c'è. Quindi vuol dire momento va 45 gradi. Ogni momento va 45, 45, 45, 15 45. minuti e Mai 15 nella linee. tonda, no? Mai linee. Ok, quello è importante. Quando fa Tai Chi, linee. Non è Tai Chi. Ok, quando fermo rigido, non è Tai Chi. C'è bisogno di togliere. Togliere. Magari se Tai Chi, io volevo parlare un po' gentile. E quindi vuol dire c'è bisogno di togliere. Quando linee dritto, togli, perché è la natura, neanche luce, onda, non c'è una cosa linee morto, come il nostro cuore. Quando linee morto, sì o no? Da quello vuol dire non vasso linee, vasso ronda. Quello punto molto più importante. Ah, poi loro dice io 45 gradi, ogni tanto maestro, io non riesco, e quindi allora va bene, io t'accorto, tu posso fare un po' linee, ma per favore, quando fa linee va davanti, tu immagina un po' va dietro, ma tu va dietro, immagina va avanti, non posso dietro solo dietro, avanti solo davanti, sinistra solo di sinistra, destra, non posso, perché non posso? Se quando solo va avanti, conto. Solo va avanti, conto. Solo va dietro, perde. Ok? Solo va a sinistra, perde destra. Solo va a destra, perde sinistra. Per quello vuol dire non si può, perché Tai Chi è una forza di naturale. Dobbiamo tenere sempre osservare il momento di natura, come muore. Questo è il punto molto più importante. Questo è un livello di avanti con dietro. Questo sei livello, ma solo quando davanti, solo davanti cancellare. Poi magari rigido, fermo, cancellare, perché fa male. Abbiamo capito? Azione, reazione. Io così fatto fa male, ok? Perché fa male? E quindi azione, reazione. Prende forza di lato. Neanche io forza vince lato. Tu sei peso forza di lato. Neanche lato perde. Quindi non c'entra. Tu vince 100, vince 1000 dopo sicuramente tu male, perché è bloccato. Ok, classici Tai Chi. C'è un sistema molto chiaro. Tai Chi facciamo così. Così fa. Perché io 2002, prima volta vien Italia insegna Tai Chi. Io 1999, prima volta andato in Francia. Insegna Tai Chi. Poi visto tanta gente fanno Tai Chi, tanto tanto tanti tipi, e quindi pochissimo gente, quasi non c'è gente, capito? C'è la classici, tutti segue magari il maestro, una linea, una scuola, così fa Tai Chi, ma fanno bene, ma solo loro se possibile di comprendere un po' questa classica Tai Chi, e quindi vuol dire c'è una strada più chiara, una strada più chiara per imparare meglio. Per quello vuol dire 2010 io ho scritto, vuol dire fatto commento, vuol dire questo libro di vuol dire classici, io ho spiegato perché per voi è molto difficile, perché c'è bisogno di spiegare. Questo vuol dire commento, ci vuole un maestro fatto tanti anni Tai Chi.
E poi segue to lignaggio, lignaggio maestro, t'avelo di spigato, poi maestro questo gusto tu sentito, così possibile di abbastanza meno errore. Io spero di più vicino origine di questi classici, per quello io ho fatto un libro, quindi sulla, dove? Ebook. Speriamo, adesso stiamo facendo un cartaccio, speriamo di, mio idea vuol dire, spero di, quando fanno Tai Chi, la gente attente con questo classici, aiuto la gente a salire un po' di consapevolezza. Scusa maestro, io ho No, 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 rubato un figurati. po' il tuo tempo. Ah, poi il secondo punto vuol dire Tai Chi con acqua. Perché Tai Chi con acqua? Questo Tai Chi con acqua è partito dal mio maestro, si chiama Wang Zhuanghong. Lui è un filosofo, un artista, calligrafo. Lui è, vuol dire, fa Do Xing Yi, Pa Qua, Tai Chi, tutta la vita, e quindi a livello abbastanza molto alto. Lui dice così. Storia di Tai, la mondo non c'è una disciplina sviluppa così veloce, veloce, ma storia solo poco, sia sviluppa veloce va bene, questa parte va benissimo, aiuta la gente, fa comprendere bene, quindi minimo più salute per questo, ma lui dice anche fatto casino, tanta gente non sa solo sulla forma, sulla tecnica, sulla posizione, tutti vogliono dire io sono bravo, io sono bene, e quindi vuol dire se magari anche creato tanti confusione. Invece mio maestro dice così, i Tai Chi tu immagini come l'acqua, questo è più facile, perché acqua per esempio onda su giù pieno di tecnica, vuol dire ogni onda una tecnica, ogni onda è un movimento, e quindi Italia c'è la onda, Sicilia onda, e quindi vuol dire Ancona c'è la onda, tutto differenza, ma qualità di acqua uguale. Ok, qualità di acqua uguale, per quello vuol dire su principio, su contenuto, molto più facile imparare bene. Se su, vuol dire su tecnica, non su qualità, vuol dire non su qualità, molto difficile, fa capire. Magari tante gente, io vuole spiega per voi, fa capire bene. E quindi tante gente, fatto tanti anni di Tai Chi, mio maestro, per esempio, prima maestro Tong Bin, lui dice, Wanga, Tai Chi difficile. Lui ha parlato questa parola 80 anni, lui ha detto. Lui dice, appena capito cosa Tai Chi, quasi morto, quasi morto. Quando giovane, sempre voglio di fare un po' di forza, capito? E quindi lui comincia a insegnare a me 60 anni, e poi 80 anni, vuol dire, io seguo lui, 20 anni dopo lui ha parlato con questa parola, perché lui dice, secondo me quando 60 anni io già bavo, invece adesso io mi sento come quando è un po' vergogna, perché 60 anni e quindi un po' rigido. Io sono rigido, non è giusto, non è fatto giusto, mi dispiace. Adesso ho capito Tai Chi davvero di non c'è bisogno di fare forza. Appena capito questo, quasi morto. Ma finalmente lui anche, vuol dire, morto 80 anni dopo. Quindi capito qua. Quale Tai Chi vero non fa forza per niente, e dopo anche lui viva ancora continui di 8 anni. Invece per la nostra cinese, tanta gente, tutti hanno sensazione bene, io ho fatto bene, e quindi non è giusto, già morto, ok? Quindi vuol dire portato errore, è andato cielo, ok? Andato cielo. Sempre, e questo è carattere, ognuno di carattere è molto molto rigido, ok? Ah, poi mio maestro dice così, guarda, acqua, tu guarda, onda, acqua su giù, acqua solo tre tipi di movimento, non di più. Per esempio tutto il mondo acqua, ma solo tre tipi, non di più. Quale tre tipi? Lui dice acqua scorre, scorre,
Questo lentamente scorrere, ok? Come il movimento di luogo di Tai Chi. Secondo, acqua più forte onda, poi mulinello ancora più forte. Da quello lui dice motivo per l'arrivo livello di mulinello. Ok, quello è il punto molto più importante, ma un passo con un passo. Quando siamo rigido, come il ghiaccio. Ghiaccio vuol dire bloccato, ok? Bloccato. Invece, quando all'inizio c'è bisogno di sciogliere, sciogliere diventa scorrere, come l'acqua. Scorrere, questa funzione di scorrere, quello è il punto importante. Questa è qualità. Poi onda, perché onda su, giù, questo più, già più forte. Poi mulinello ancora più forte. Lui dice, tu ogni momento, se non giusto, immagina onda. Immagine scorrere, immagine mulinello, sempre giusto. Tai Chi sempre giusto, perché segue acqua. Per quello vuol dire, lui dice, così tu più facile di imparare Tai Chi. È più facile sul contenuto, sulla principio di Tai Chi, quello punto molto più importante. Per quello noi stiamo facendo questo Tai Chi, si chiama acqua, Tai Chi di acqua. Ogni momento acqua, ok? Questo anche è possibile provare. Quello punto importante, vai a usare l'olio del cucina. E questa acqua muove. Quando muove non si trova nel nostro locale. Dove collocare? Vuol dire forza di lato non appoggia. Quando non appoggia vuol dire non prende. Questo è il punto importante. Non prende, non così. Lui spinge. Lui spinge da qua così, io scorre, lui non si può, vuole prendere la mia forza, perché la mia forza scorre. Ma poi se io da qua così, un po' onda, io questo vuol dire spiegare per voi, vuol dire condividi. Ok, va bene così. Quando si diceva, no, la forza rimane dentro, no, rimane dentro, il mio maestro diceva sempre, c'è il diavolo dentro, no, una cosa cattiva, una cosa che fa male, quindi non una cosa buona. E questo, per esempio, per noi è utile spiegare il concetto di non azione, del non agire. Il maestro Wang diceva sempre, togliere, togliere, è vero, durante la pratica, soprattutto per chi comincia, il concetto di togliere è fondamentale. Perché il movimento che noi facciamo risulta sempre di troppa azione, cioè c'è troppa azione, c'è troppa fisicità, perché a noi piace sentire il nostro corpo, ma non sentire ciò che scorre nel nostro corpo. Quando noi rigidiamo, anche per esempio, noi rappresentiamo la terra, no? Cioè abbiamo il sangue, le vene come i fiumi che scorrono, perché tutto funzioni, perché ci sia armonia. Non ci vuole azione, cioè quando noi stringiamo, chiudiamo i canali, chiudiamo le vene, no? Si premono e quindi il sangue non scorre nella giusta maniera. Questo è un esempio grossolano che è facilmente comprensibile, ma quando pratichiamo la nostra forma, al di là dello stile, io non credo tanto alle differenze. Sentendo parlare il maestro Wang, ci sono delle cose, domani poi vediamo, che sono veramente simili, ma dette in maniera differente, per esempio 45 gradi, avanti e indietro. Questo serve didatticamente, credo, se mi permetto, al maestro Wang, credo che in questa maniera vi porta piano piano a quello che è il concetto di espandere e contrarre, no? Il corpo che, perché quando espandiamo e contrarre prendiamo tutte le direzioni, no? Quindi le otto direzioni in questo senso. E per nel fare questo, la cosa fondamentale è proprio non agire, cioè riuscire a fare in modo che l'intenzione, cioè la nostra mente, quindi l'intenzione, quella parte della nostra mente, riesca a generare il movimento senza azione, cioè quell'eccesso di fisicità che a noi spesso, ripeto, piace sentire, è quello che dobbiamo togliere, quindi il togliere. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente è il concetto di moderazione. Cioè la moderazione nella pratica, la moderazione in tutto, la moderazione, come diceva il maestro Wang,
il modo, no? Nelle relazioni, cioè il moderare nel fare. Per esempio nel Tushō, quando si pratica in due, mettere quella forza. Ma come fare a far bene? Ecco, avere in mente il concetto di moderazione, quindi non troppo, non troppo poco. Quindi non troppo poco significa presenza, cioè essere presenti, significa non troppo poco. Non troppo significa non andare oltre le nostre possibilità. Il Tai Chi Chuan è cambiamento, no? Quindi significa che se spingo da una parte e l'altra parte diciamo, mi sostiene, forse devo cambiare la direzione anziché andare oltre. Ora io non voglio fare, devo provare. Facciamo le prove. Facciamo le prove, dai, Raffaele, vieni. E così anche il discorso delle 8 forze, no? Quando, per esempio, se trovo qualcosa di più forte, quindi spingo così, spingo con forza, e lui è molto forte, molto forte. Se io vado oltre, sarò io a irrigidirmi, anche se, perché in realtà devo spingere con la mia mente, no? Se io spingo con la mia mente e non con il mio corpo, lui si sposta velocemente. Ma se è troppo forte, io spingo così, troppo forte, lui è molto forte, cambio, cambio. Quindi significa spingo forte, ma cambio. Cambio, dolcemente, non c'è azione, non c'è questo, spingo di qua, spingo di là, ma il senso di moderare, della moderazione, cioè ogni spinta che noi facciamo, se io devo spingere lui, espando, quindi le 8 direzioni, per avere una terminologia simile, espando, ma allo stesso tempo quando l'espansione finisce, perché oltre questa espansione diventa rigidità, quindi devo cambiare. Quindi devo cambiare. E il concetto di moderazione, credo, possa essere molto utile nella pratica di tutti i giorni. Perché quando noi pensiamo che stiamo andando in una direzione, l'eccesso diventa sbagliato. Quindi moderazione voglio fare cosa? Questo già il mio corpo c'è il diavolo dentro, come dicevamo prima, no? Oppure mi spinge così, forte, 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 cambio, forte, forte, cambio, 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 senza arrivare prima che si arrivi a quel punto di eccesso. Quindi il concetto di non azione e il concetto di moderazione, mi sembrava che si potesse Sì, legare. questo è Maestro Pace spiegato come per nostra cultura questo luogo di Tai Chi si chiama Yang Fondo Yin Natura. Quando Yin da fondo, Natura sale, essere Yang, e quindi vuol dire non c'è bisogno di azione, non c'è bisogno di volontà, desiderio, è Natura cambio. E questo Volontà, vuol dire. desiderio, che è un aspetto della trasformazione individuale, perché la pratica e il concetto della moderazione, il concetto di un'azione, è un po' tutto quello che abbiamo detto, creano una possibilità di pensiero, è una filosofia, no? Una possibilità di pensiero differente che ci trasforma. Cominciamo a essere veramente più morbidi, Sì, veramente più qua. perché si comola così, quando scende giù si chiama in da fondo. In da fondo, essere abbandonare tutto, essere morbido e Yang si cresce con la natura. Se tanta gente scende giù, vuol dire su gamba, e quindi forza non Sale su. sale, non sale perché tengo da forza di gamba, quindi vuol dire proprio c'è bisogno lasciare con la morbidezza, lasciare da fondo e naturale sale con la forza di Yang. Poi Yang da fondo non si può esagerato, ancora vuole fare. Quando vuole fare, esagerato. Esagerato da lì è sbagliato. Da quello da fondo scende giù, giù. Quindi naturale. E quindi espansione da fondo e concentrazione. Concentrazione da fondo e viene dalla natura. Espansione. Quello. Benissimo, qualche domanda, qualche osservazione, qualche curiosità da parte vostra?
Il maestro parlava del suo maestro che praticava anche Pakua e Shingi. E nel Shingi, diciamo, io non l'ho mai praticato, però noto che ci sono movimenti in linea retta. Come si spiega il discorso Ok, del... sì, ma quello vuol dire quello, i Xing Yi, quindi vuol dire movimento, se vede semplici, dritto, invece non è dritto, è uguale, principio simile con Tai Chi, ma solo quando fa Xing Yi non è tanto gente come c'è questa idea di confronto con naturale. Per esempio, io faccio Xing Yi, qual è la posizione per voi capire meglio? Per esempio, Xing Yi. Da qua così, rotondo, questo è rotondo, rotondo, qua rotondo, tutto rotondo, questo rotondo, questo rotondo, questo rotondo, questo rotondo, questo tutto in movimento di rotondo, da qua così, sci, questo è sci, qua, sci, rotondo, poi il pugno, sci, questo è sci, qua, rotondo, tutto rotondo, non dritto. Quando dritto, magari base, principiante, ok? Magari tu hai visto principiante e linee. Quando vuol dire dopo, quindi consapevolezza sale livello e quindi non è proprio vuol dire delitto. È che Grazie. forse tu hai visto quando il maestro, no, c'è il Falì o Fagì, no? Ma tu non devi vedere quando arriva, devi vedere come nasce. Sì. Nasce rotondo e arriva in un punto, no? Ma non, come fare così, no? O fare così, no? Questo movimento è qui, non è così. Vedi, una cosa è così e una cosa è così. Tu quando guardi, quello che tu vedi di più è una linea. Ma è come arrivi, non come. Tu arrivi in questo punto, ci puoi arrivare in un modo circolare. Sì, perché siccome l'ho visto come il maestro Pace fatto così, tu si vede linee, invece non è linee, parti da dentro tutto rotondo, spirale. Siccome quella che cosa di va su, c'è bisogno di energia, va giù, poi porta su. Hai capito? Altri? Ed è una domanda sul limite che c'è tra lo sforzo, il kung, no? Il lavoro e la spontaneità. C'è un equilibrio tra quello che va ottenuto con la mia intenzione e quello che io devo lasciare che venga da sé. Qual è la vostra opinione su questo limite? Sì, capito. Sì, capito. Perché? Questo in genere noi siamo vuol dire quando pratica tre livello, un tipo livello di tecnica, un livello di si chiama xin fa, ji fa, xin fa, wu wei fa, vuol dire ji fa, tecnica. Tanta gente, 100 vuol dire persona fa tai chi, kung fu. 90% più di persona a livello di tecnica, perché sempre vuole usare forza. Ok, questo è un livello. Poi piano piano, perché la gente dopo, abbiamo capito, 28 dopo, nostro muscolo già massimo, non si può aumentare ancora. Per quello vuol dire c'è bisogno di seguire naturale, quindi intendo kung fu. Intendo kung fu com'è? Quindi lasciare il nostro fisico, usare forza di naturale. Per esempio, immagine con un po' di acqua, un po' di vento e quindi meno consuma il nostro fisico, meno problema, meno prende forza di riflesso, quindi meno fa male. Ok? E poi funziona anche meglio, non è funzione quella, perché Tai Chi, motivo per la, vuol dire difesa, Tai Chi non c'è idea per la, fa male per lato, per quello ci bisogna capire bene, quindi Tai Chi per la, come pace, ok? Tai Chi per la pace, non per la guerra, quello è il punto molto più importante, quello, e quindi vuol dire... Fa morbido, più lasciare più giusto, più lasciare dopo tu puoi questa sensazione usare arte, comprendere meglio di filosofia, è quello. Questo si chiama xin fa vuol dire usare la mente, più usare mente, dopo ancora profondo, profondo, profondo e quindi solo una sensazione.
arriva. Questo si chiama UEFA. UEFA vuol dire arrivato livello di essenza. Livello di essenza, è così. Grazie. Prego. Allora, se ho capito bene la domanda, tu dici quanto lavoro e quanto naturalmente questo nasce spontaneo, no? Quello che noi lavoriamo. Quando queste due sono in armonia? Allora, queste sono in armonia in base alla direzione del lavoro. Cioè, nel senso, qual è il nostro lavoro? Chi pratica Tai Chi Chuan, su che cosa lavora? In realtà lavora sul concetto di naturale. Cioè, dire gli sforzi che noi facciamo, perché il lavoro in questo senso, no? Lo sforzo, il lavoro che noi facciamo, si dirige sull'acquisizione di abilità naturali. Non lo so, abbiamo parlato per esempio dell'acqua, lo scorrere dell'acqua. Abbiamo parlato anche della nonazione, quindi lo scorrere dell'acqua, che significa non c'è nessuno che la spinge l'acqua e non c'è nessuno che la trattiene, ma lo scorrere dell'acqua. Quindi il lavoro che noi facciamo è in quella direzione. Questo lavoro, quindi che il lavoro che noi portiamo avanti in questa direzione, porta naturalmente a dei risultati. Quindi lavoriamo in questa direzione e i risultati salgono a galla naturalmente. Non c'è azione nemmeno nella ricerca dei risultati. Nella mia esperienza, quando gli allievi hanno grande voglia di imparare, di solito rallentano tanto. Perché c'è azione nel voler imparare e quindi nel risultato. In realtà lo sforzo, cioè il lavoro che noi facciamo, dovrebbe essere essenzialmente nel riprodurre quello che è naturale. Abbiamo avuto degli esempi molto chiari, no? Molto anche belli, no? L'acqua che scorre, l'acqua che scende, ma anche l'acqua che si ghiaccia, l'acqua che è impetuosa. Mulinello, mi permetto di dire, nello stile Shen, per esempio, il movimento spiraleggiante, no? E tutto il nostro lavoro dovrebbe andare soltanto in quella direzione, in modo tale che naturalmente la qualità sale su. La difficoltà è che noi invece poniamo azione, come dicevamo prima, il concetto di non azione, nella voglia, nella volontà di andare, di capire, di comprendere, c'è chiamiamo l'eccesso. È quell'eccesso che, anziché farci muovere in senso lato, no, tra virgolette, secondo la natura, ci fa muovere, come dire, contrastiamo noi stessi, siamo quelli che contrastiamo di più la nostra pratica, in realtà. Non so se sono stato chiaro. Quindi il lavoro va semplicemente sul principio. Naturalmente si acquisiscono delle abilità. Perché nella tua domanda mi sembrava sottinteso, non so, l'idea che io ho avuto è che c'è questo lavoro e questa volontà di fare, no? E dall'altro lato c'è l'acquisizione di qualche cosa che in realtà è naturale, è il teish che va da sé. Ecco, non spingiamo ciò che deve andare da sé, ma lavoriamo nella direzione del principio, perché quello che va da sé, in realtà, va da sé. Io, se posso, sia solo mi aggancio alle considerazioni che faceva il maestro Pace sulla tua domanda, no? E mi è venuto in mente una sera di 3 anni fa che con maestro Wang lui ci continuava a dire sciogliete, sciogliete di più, sciogliete di più. E con Claudio Cicarilli ci siamo fermati e abbiamo detto: maestro, ma quanto dobbiamo sciogliere, no? E lui ci ha guardato un attimo e ha risposto: imparate a fidarvi della vostra debolezza, che non è una risposta precisissima secondo la logica nostra, ma se ci pensiamo bene, certo, ci dice tante cose e corrisponde a quello che diceva adesso il maestro Pace. Bene, allora, se non ci sono altre osservazioni, a me non resta che ringraziare di nuovo tutti, in particolare il maestro Gianfranco Pace. Grazie. Il maestro Wang, il maestro Gianfranco Pace, che è stato accettato gentilmente il nostro invito. Con grande piacere, con grande. E poi, spero, dicevo, con Margherita Padalino, con Michele Grassi, con il maestro Parisi, che ringraziamo di essere qui. Penso che dalle cose che ci hanno detto i due maestri e anche del modo con cui avete interloquito si evidenzia il succo, il significato di questo incontro. Cioè, vale a dire avvicinare le tante anime del Tai Chi Chuan
in maniera di crescere tutti di conoscenza, di qualità, di rispetto e di apprezzamento nei confronti delle diverse fonti da cui credo che possa essere molto interessante, perché sono molte, per me è molto interessante ascoltare il maestro Wang, perché poi sono si usano termini differenti, ma molte cose sono veramente tornano lì, cioè si parla delle stesse cose. Credo che possa essere stimolante per chi pratica, perché sentire le stesse, sentire in termini differenti magari le stesse cose può essere trovare chiavi di lettura utili per noi. Penso che ci divertiremo. Anzi, parlavo prima col maestro Wang, domani il pomeriggio magari facciamo un'ora e un'ora, e un'ora invece la facciamo insieme, in modo tale che così facciamo tu show tutti insieme, che il tu show è quell'esercizio che lega, in tutti i sensi, lega. Nel senso che non c'è stile, non c'è, si può lavorare tutti insieme. E magari scambiarci consigli e vedere come si può fare, capire di più. È una bella cosa. Allora, grazie a tutti e buona serata.